Tutti ed eccoci qua con uno dei miei primi progetti, o meglio, ex progetti, perché l'avevo fatto un po' di tempo fa. Purtroppo oggi il mio collega è ammalato. Si tratta di un ventilatore per le lanterne cinesi. Non so se avete presente quelle lanterne che una volta riempite d'aria calda volano verso l'alto, che sono stupende, è un oggetto che io adoro, perché rispecchia l'esatto principio delle mongolfiere. Questo ventilatore è composto da un basamento, un telaio in legno, anzi ribaltamento, in modo che quando funzioni il ventilatore non si ribalti. Bello, solido. Abbiamo usato dei legni teneri, tipo il pino, in modo che la lavorazione sia facile. Composto da un motore a induzione. Questi motori si trovano nei forni a microonde, e servono per raffreddare il magnetro, che durante il suo funzionamento scalda parecchio. Il bello di questi motori è che il loro consumo è estremamente ridotto. Può essere paragonato a un LED. Consumano un assorbimento di corrente nell'ordine 0,68, 0,15, 0,21, dipende un po' dalle dimensioni del motore. Però a questo motore abbiamo aggiunto anche un circuitino. Questo circuitino qua sono dei circuiti presenti negli alimentatori ATX, se avete presente appunto gli alimentatori da computer. Ecco, perfetto. Sono circuitini che servono a togliere i disturbi, i frequenti disturbi presenti sulla linea sinusoidale, perché appunto questi motori qui vanno a 220 volt con una frequenza di 50 Hz, per cui sono soggetti alle variazioni del 220, il quale è sempre, o meglio, è molto instabile, come sempre. Non so se avete presente quei cali di tensione che ogni tanto si verificano a casa vostra quando c'è la lampadina che scende di tensione. Perfetto. Questo è dovuto al fatto che il 220, essendo in alternato, è soggetto appunto a queste continue variazioni. E questo qui, questo circuito, li assorbe. Formato da un condensatore a strato, un'induttanza toroidale a doppio filamento per il neutro e per la fase, e a fine due condensatori ceramici, una resistenza più di scarica del condensatore, in modo da scaricare il condensatore, una resistenza di sicurezza. Perfetto. Faccio una panoramica così potete vedere bene. Ok. Inizialmente questo ventilatore era stato pensato anche per avere un'alimentazione esterna, cioè un'alimentazione anche prodotta da una batteria, in modo che io posso portarlo in giro dove voglio con la mia batteria, il mio inverter, produco 220 e alimento il mio motore, anziché invece essere per forza attaccato alla tensione di rete, perché non sempre uno quando è fuori ha a disposizione la tensione di rete, per cui come deve fare? Ma penso che inizialmente era stato progettato così, ma penso che magari ne rifarò un altro più in là, più elaborato, più... Adesso vediamo un po'. Bene, ma procediamo... Ah, dimenticavo! Allora, l'elica praticamente è un'elica a doppia pala in alluminio trasversale, che praticamente abbiamo usato questa elica qui perché la quantità d'aria prodotta da questa elica è notevole, il volume d'aria è notevole. Altra cosa, questo ventilatore qua è orientabile in modo che io posso scegliere l'angolazione di mandata dell'aria. Perfetto, ma ora procediamo al test. Ecco, come potete sentire, il rumore è molto forte perché non dimentichiamo che l'elica gira a una velocità piuttosto elevata e la quantità d'aria prodotta è elevata. Ottimo, perfetto. Spero che vi piaccia. Al prossimo progetto! Ciao!